ci è mancato il colpo decisivo in area di rigore, sono passate tante palle basse, alte, secondo palo, primo palo nell'arco della partita, soprattutto nel secondo tempo, però non abbiamo mai avuto né la lucidità né la bravura di trovare la zampata decisiva, perché chiaramente il gol a freddo ci ha un po' condizionato. Il primo tempo infatti siamo riusciti ad avere qualche possibilità, qualche occasione, ripeto, con palla dal fondo ma senza pungere tanto. Secondo abbiamo preso in mano il pallino del gioco e onestamente anche senza poi tirare in porta in modo troppo pericoloso, però senza neanche più rischiare niente, soprattutto nel secondo tempo. E ci è mancato il colpo finale in area, perché i palloni ne sono passati veramente tanti. Ma sì, mi aspettavo, perché probabilmente poi anche la rete è stata condizionata dal gol a freddo, per cui dopo anche loro chiaramente favorevole, però dopo nel secondo tempo un po' magari la tensione, anche loro la paura di vincere, come capita in questo momento, si sono tirati dietro, si sono difesi e hanno fatto quello che dovevano fare, secondo me. È chiaro che per noi diventava difficile prendere gol dopo 3 minuti contro una squadra così forte e venire a recuperare. Ci abbiamo provato, ripeto, anche con grande intensità e anche con grande intelligenza. Comunque abbiamo, ripeto, rischiato pochissimo. Nel secondo tempo ha detto per 20-25 minuti, non è mai arrivato nella nostra area, quasi neanche nella nostra metà campo. Però noi purtroppo, ripeto, ci è mancato quello che abbiamo avuto altre volte, ma che ogni tanto ci manca. Quindi tanti palloni, tanti sforzi per arrivare sul fondo e mettere queste palle, e poi non avere, ripeto, il colpo per metterla dentro. Ecco, quel gol iniziale sul quale la Ghezzo ha costruito poi la vittoria ha forse impedito anche che si realizzasse la previsione, no, di una partita con tante occasioni da gol, perché tolto quello probabilmente non c'è stato altre occasioni particolari. Esatto, hai ragione, perché comunque stavamo facendo la nostra partita e l'Arezzo la sua, cercando di con le proprie armi di ottenere il risultato, e secondo me sarebbe stata partita aperta. È chiaro che il gol ha ritratto un attimo l'Arezzo, l'ha fatto stare un po' più sulla difensiva. Di occasioni ce ne sono state, però di potenziale o comunque di tante di situazioni pericolose sono state tante. Potevano essere occasioni, probabilmente, se come diceva lei, non ci fosse stato il gol iniziale. Ecco, Piacenza ha contestato su quella conclusione di Tacordò, su cui c'è stata una deviazione col braccio. Ma io non l'ho visto, mi hanno detto adesso che della TV era clamorosamente a rigore, però ce ne danno pochi, ce l'hanno dato lunedì nel posticipo il primo rigore. Io ripeto, non ho visto, però dicono che era clamorosamente rigore. Non so, però io non l'ho visto, non vi posso aiutare.